E là, salve a tutti, sono De Bene, ma tu sei benvenuti anche qui questa sera. Oggi, grande ritorno, finalmente scopriamo il free to play. Mamma mia, De Bene, quanto sei, da quanto non portavi scopriamo il free to play? Oh là là. Oh, stasera ci troviamo, cioè oggi, va bene, avete capito? Ci troviamo su Kurzspell, Bringer of Chaos, in italiano, Kurzspell, Bringer Portatori di Caos, del Caos. Ok? E che c'è da dire su questo gioco? È un MMO con stile di combattimento action, diciamo, molto, molto rapido, immediato. Comunque, uno stile di combattimento che può ricordare un pochino Tera. Le impostazioni grafiche non sono tante, il gioco è abbastanza pesantino, nonostante non sia sta cima, diciamo, de grafica. Però usa la Unreal Engine 4, quindi diciamo che è un motore grafico di tutto rispetto. Allora, facciamo iniziare la partita, che in realtà non è iniziata la partita perché l'ho già iniziata, a dire il vero. Ho fatto un personaggino che useremo questo, ovviamente. Potrei anche farvi vedere come si crea un nuovo personaggio. Ve lo faccio vedere. È incluso. Ah, se ne può creare uno gratuitamente. Vedi, adesso scopro cose e vi faccio sapere. Oh, creiamo un nuovo personaggio a questo punto. Ah, ci chiede all'inizio di fare una scelta. Se voglio, come vediamo l'oggetto, l'albero piuttosto che la foresta o la foresta piuttosto che l'albero. Ovvero, guarda nei dettagli e concentrati sul presente, guarda la situazione generale e pianifica il futuro. Siccome io l'altra volta ho fatto questo, vorrei provare questo. Vediamo. Che processo segui quando devi fare una scelta? Logico, la missione è più importante delle persone. Emotivo, le persone sono più importanti della missione. Siccome l'altra volta ho fatto emotivo, questa volta facciamo logico. Dove scorre la tua energia? Siccome ho detto che l'altra volta ho fatto questo, questa volta faccio questo. Scorre verso l'esterno. Qual è il tuo stile di vita? Schietto o avvolgente? Siccome l'altra volta ho fatto schietto, questa volta. Avete capito ormai l'andazzo. Noi ti consigliamo ottimista. Beh, secondo me potrebbe andare bene. Se no, cos'altro c'è? C'è leader, manager. Dai, mettiamo eroe, mettiamo eroe. Allora, prima cosa che si può notare, c'è la fisica di tutto. Facciamo che stavolta un personaggio maschile, dato che l'altra volta l'ho fatto femminile, almeno capiamo, facciamo tipo una bestia alta. Voglio fare una cosa tipo enorme, deve essere una cosa potentissima. Così. Facciamo tipo l'essere più grosso mai visto prima. È anche brutto, tipo. Così. Facciamo il personaggio più brutto mai visto. Con i sopracciglioni. Se sta la pupilla. Vabbè, ma non si vede. Colore degli occhi non si vede. Lo facciamo tipo nero. Così. Pelle la facciamo. C'è qualche colore tipo strano, diciamo. Tipo così. Com'è così? Strano, a dire il vero, un po' strano. Vabbè, tentiamo di dargli un colorito abbastanza umano, ok? Tratti facciali. Beh, siccome lo dobbiamo fare brutto il più possibile, io direi che così va più che bene. O sbaglio. Là. Tipo rosso. Così. Capelli, capelli. Allora, qua avevo finito. Sì, capelli. Cosa ci sta? Colore dei capelli. Glieli facciamo rigorosamente blu. Così, ma magari un po' meno. Così. Capelli frontali. Deve essere bruttissimo, ragazzi. Dobbiamo farcela, eh. Più brutto possibile. Vediamo cosa può uscire. Allora, secondo me. Questo può fare figurone. Oh, la personalizzazione diciamo che non è male, però. C'è una mosca che mi sta dando fastidio, sì. La personalizzazione, dicevo, non è male, ma manca un pochino di complessità, diciamo. Sto pensando come può uscire brutto, brutto. Ma secondo me con la treccia così lunga. Che tra l'altro si compenetra perché abbiamo delle spalle che manco Mike Tyson ha mai avuto. Così.
Ah, beh, anche le codine, ovviamente. Cioè, vuoi mettere così? Oh, mamma. Che cosa stiamo creando, ragazzi? Ma perché io devo perderci tempo dietro queste cose? Wow, così ci sta. Guarda che bello che è. L'essere più bello del pianeta. Facciamo tintura parziale in modo che gli possiamo dare un secondo colore. E vediamo come secondo colore. Tipo. Il giallo, così. Che possiamo tra l'altro farlo con tutto, quindi. Cos'è questo? Ah, le treccine. Ok. Tintura parziale. Guarda che bello che è. Mamma mia, che bello che l'abbiamo creato. Tratti, caratteristiche fisiche, grandezza del busto. Enorme. Così. Madonna, che c'ha? Robustezza del busto. Stretto, dimensione delle anche. Non cambia niente. Robustezza delle anche. Ah, è tipo il pisello. Vabbè, direi che abbiamo fatto. Ah, siccome tra l'altro ho provato l'arco, solito discorso, questa volta vorrei provare la spada. Oh, guarda che grosso che è, mamma mia. Seleziona un oggetto. Beh, io metterei fascetta così. Che sembra tipo molto misterioso. Che nome vuoi dare al personaggio? Lo chiamiamo Monigne. Acquista, ma non è acquista. Ah, lo devo. Ah, si può fare solo un personaggio allora. Cioè, era una presa per il culo. Era una presa per il culo. Sta cosa non mi è piaciuta al gioco, eh. Mi ha fatto perdere tempo per niente. Vabbè, niente. Utilizziamo l'altro. Ah, c'era pure scritto sotto, mannaggia, ma perché non leggi? Depende 97. Perché 97, 96? Tanto, ragazzi, spero di riuscire a prendere una scheda d'acquisizione molto presto per portarvi dei gameplay anche da Switch. Perché vorrei portarvi la serie Dark Souls, ma invece di farla su PC, che è banale, la facciamo su Switch. Capite? Intuito. Ok, come si basa questo gioco? Ha una lobby principale, tra l'altro è completamente tradotto in italiano, come vedete. Un po' a modo suo, ma è tradotto in italiano. Mentre doppiaggio c'è soltanto l'originale coreano e la versione inglese. Io ho scelto di tenere il coreano perché comunque mi piace. Ma non sapevo che c'erano queste cose. E magarena. Ehi! Questo si incazza. No, no, no. Vabbè, possiamo andare? Ah, tra l'altro ho notato che hanno aggiunto anche la modalità screenshot. Vedete, graficamente non è assolutamente brutto, eh? Per amor del cielo. Però, soprattutto qui in città, il framerate non è dei migliori, causa il fatto che ci sono 1080 effetti di 1080 giocatori lì. Questo personaggio ci darà la possibilità di creare dell'interazione con gli altri personaggi che abbiamo incontrato nelle nostre missioni. In questo caso io stavo aumentando questa qui, quindi continuerò con questa. Ogni fine missione noi potremo scegliere, ci apparirà qui sulla mappa il personaggino che vogliamo interagire per aumentare l'affinità con esso. Mentre questa è tutta la lobby, non c'è praticamente nient'altro. Mentre da qui si scelgono le missioni, mentre questo è il paletto che ci fa vedere i migliori giocatori del mondo, comunque la classifica, diciamo. Tanto con F possiamo scegliere i server, in questo caso siamo nel canale 7, che è abbastanza pienino, ma va bene così. Ah, c'è addirittura il canale singolo, questo non lo sapevo, si può anche giocare in single player, quindi. C'è la classica chat, eccetera, eccetera. Punto a sfavore, mamma mia, che belli che sono alcuni personaggi. Voglio sbloccare i vestiti. Come si sbloccano i vestiti? Ma io ce li ho? Ah, si può addirittura togliere, va bene. Questo non lo sapevo. Accessori, abbiamo solo questi. Vabbè, gli accessori credo proprio che si sbloccheranno facendo le missioni. Mentre vedo che si possono avere anche emote aggiuntive. E penso che si possano acquistare con i nostri crediti, ovvero questi qui. In questo caso i CP. Poi abbiamo tutte le nostre informazioni karma, le armi sono messe come karma, in questo caso io ho l'arco,
Per il momento solo questo, ci ho giocato poco poco, oppure quella secondaria che possiamo mettere quella che vogliamo praticamente. In questo caso c'è la magia o la spada. Io ho deciso di mettere la magia perché voglio creare un personaggio comunque così. Mentre qua ci sono tutte le varie informazioni sul karma, informazioni sulle affinità con i personaggi, eccetera, eccetera. Tanto non ho ancora... Ah, questo è DLC. Ma si può comprare con 60.000 CP. Da quello che ho capito, tutto ciò, tranne forse il biglietto lì, mi sa che tutto il resto, che tra l'altro si può comprare... C'era una cassa tipo... Questa? No. Vabbè, non ricordo ragazzi, comunque c'è un punto dove si può aprire lo shop. Però non lo ricordo in questo momento. Vabbè, con ESC si apre il menu di gioco. Tra l'altro c'è l'inventario di Steam, perché ovviamente le cose che acquistiamo, troviamo, possono essere appunto vendute su Steam anche, quindi ottima cosa. Io direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e ce ne andiamo a fare qualche missioncina. In questo caso devo ancora sbloccare questo personaggio, quindi farò le sue missioni. Salterò i dialoghi, perché comunque diciamo che non sono stagì, ma ti fanno capire un po' qualcosa, ma... Se ci mettiamo a leggere tutti i dialoghi adesso, che voglio giusto farvi vedere il gioco, perché questo episodio non durerà tanto, durerà circa 40-50 minuti, per non renderlo troppo lungo anche su YouTube quando viene ricaricato, quindi giusto così, giusto così. Aspetta, mi spizzica il nasino. Allora, sto caricamento, si è bloccato? Oh, c'ha questi piccoli problemi il gioco. Ogni tanto sembra che stia esplodendo, ma in realtà sta caricando. In questo caso saltiamo la scena. Ecco qua. Già potete vedere da subito come sono strutturate le missioni, ovvero mappa con boss e niente, il boss da sconfiggere. Con tab cambiamo le armi. Comunque i tasti a schermo li potete vedere tutto. Tra l'altro in alto a destra c'è purtroppo la mia telecamera, quindi purtroppo non potete vedere tutto quello che sto facendo. Col tasto destro si carica la nostra abilità secondaria. Con shift schiviamo, eccetera, eccetera. Che miseria, tosto questo, eh. Sembra abbastanza tostarello. Mannaggia. Ok. È veramente tosto. Ah, io vorrei fare qualche altra abilità, tipo questo. Basta, basta. Mannaggia, mi sta uccidendo. Tanto, vedete, più prendiamo danni, più la nostra barra. Forse questo nemico va meglio l'arco perché è un po' più rapido. Ecco, in questo caso abbiamo sbloccato la final, che possiamo tranquillamente attivare e verrà scagliata direttamente sull'avversario. Tutti i nemici, se vedete, sotto la barra della vita hanno una barra viola secondaria che indica il loro, la loro resistenza. Quando arriva a zero, questa barra, automaticamente il nemico cadrà, verrà sbilanciato. Un po' come l'equilibrio di Dark Souls, per farvi capire velocemente. Mannaggia, non riesco... mi ha pure ucciso. Quando moriamo abbiamo un contatore che ci viene segnato appunto qui a schermo. Mentre sotto a sinistra dove c'è la barra della vita, che non posso indicarvi in questo momento, c'è il numero di resurrezioni che possiamo fare. In questo caso 9. Dai che muori. Oh là là. Ucciso il boss, la missione è completata. Ci fa vedere un attimo le statistiche della missione. Poi partirà un dialogo con i vari personaggi che abbiamo incontrato, comunque collaborato, che si vedono anche nel filmato iniziale comunque della missione. Adesso, come detto, le salto per non perdere troppo tempo. Voglio farvi vedere un attimo come il gameplay, come si tratta il gioco, perché comunque il gioco non è affatto brutto, anzi, quindi... Guardate, mi pizzica un po' la gola, eh. I caricamenti sono un po' lunghini, questo sì, questo assolutamente sì. C'è un po' da aspettare. Però diciamo che non sono così esagerati. Ok,
Oh, scusate, se vedete un attimo bloccarsi tutto, è normale. Ok. A posto. Oh, è tornato? Sì, si fa vedere quello che abbiamo ottenuto, cosa abbiamo sbloccato. In questo caso abbiamo ottenuto un nuovo karma, una nuova passiva, un cristallo karma. Cristalli karma sono abilità, un nuovo oggetto. Che vedo. Che sono dei guanti, quindi. Salve, signor Ah, capitano! salve! Ciao, ciao, bello, come sta? Ciao, bello, bello. È Cioè, bene, bello, bene. bello. Ma scusa, io ho sbloccato. Se fa Crucible. È Kurzbow. Ah, tra l'altro, ho sbloccato un oggetto. Però, sto oggetto non c'è. Perché forse è per solo maschi? Possibile? Perché non c'è, mi sembravano tanto dei guanti. Ah no, che sono deficiente nel corazon. E l'arma del cazzotto. Va bene, va bene. Oh, come detto prima, una volta. Non ci ha sbloccato. Tanto questo si spamma il Discord. Non ci ha fatto spawnare il personaggio. Quindi dobbiamo. Ah, voleva semplicemente parlarmi. È una ragazzetta. Sì. Ah, ma era NPC. Tanto si è appena rotto il gioco. Ok, Perché non sono posso? riuscito a sbloccarlo. Puoi tenere premi di affinità nel tuo prossimo incontro. Tanto anche da qui si possono scegliere le missioni. Cioè, l'hanno sparso un po' ovunque il fatto di prendere le missioni. Eccolo dov'è, cassa equipaggiamento. Questa era, che vi dicevo prima. Non la trovavo. Ciao Riccardo. Qua, Ciao. questo è praticamente lo shop dove possiamo comprare alcune casse oggetti. Costano un pochino a dire il vero, però diciamo che sono ottenibili sia con gli AP sia con i CP. Quindi, e poi ci fa vedere ovviamente quello che ce n'ha. Quindi, diciamo che lo shop c'è. Ma che gioco è? Si chiama Kurzweil. È un MMO uscito da poco. Molto carino. Oh, finiamo le missioni di sto tizio color rosso qui. Rosso affascinante. E niente, finiamo un po' le sue missioni. Vediamo un attimo cosa si sblocca, come va avanti il gioco. Perché io ho provato soltanto missioni di trama. Devo ancora testare e provare. Magari le proviamo insieme. Le missioni deathmatch, le missioni cattura a bandiera. Diciamo quelle un po' secondarie. Tra l'altro, le missioni trama si possono fare solo in single player, mentre tutto il resto delle missioni secondarie si possono fare in coop, fino a 4 giocatori. Non è vero, mi sa. No, sì, erano 4. Debate 96, non mi dà false informazioni agli spettatori. Come sta, dottore? Bene, 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 se ti sta sentendo. Non carica, un po' lento. E gli è passata. Eh Cosa? Ah, sì. sì. No, insomma. Insomma. Vabbè, dai. Ti rendi conto che per 10 centesimi non riesco. Vabbè, prendo qualcosa. Non Vendimi riesco a me. prendere del Miami? Ah, sì. Tanto il range però è un po' cortino di quest'arma, perlomeno. Non so se sono tutte quelle a lungo raggio così. Tanto ci siamo fatti tipo uno scambio di colpi. Oddio, oddio. Tanto le boss fight sono abbastanza difficili, quindi bisogna stare attenti. Tanto ho notato, qui nelle missioni co-op abbiamo 10 revive. Mentre in quelle multiplayer ne abbiamo tipo uno, no, due a testa o tre a testa, non mi ricordo. Mannaggia, mi ha preso de spizzico. La 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 la. Guarda come te smitraglia dei 96. Aiaia. Aiaia. Wow! Super Final Mega Stress. Questa è potentissima, guarda, guarda. Bam! Guarda quanta vita gli ha tolto. Dov'è? Oh! Non te vedevo. Che sta a fa'? Sta diventando tipo Ganzo. Souls. Che vuol dire?
Ok. None! Oh, mannaggi. Mamma mia, l'ho ucciso al pizzico! Mamma mia, forza di DPI 96. Ero tipo concentratissimo perché stavo per morire. Come detto, ogni volta che finiamo una missione, quelle di trama, perlomeno c'è un filmato, un dialogo. Che fa questa? Curse spell. Annyeonghaseyo, whatchamonfo. Coreano, non lo capisco. Che gioco è? C'è scritto nel titolo, è Curse spell. Nuovo MMO, uscito da poco. Molto molto carino, io ve lo consiglio se vi piacciono i giochi action di questo tipo. Anime, perché... action. Stile anime. Stile anime. Vabbè, molto molto carino, sì. Stile coreano, più che altro, perché c'è il classico stile coreano. Ah, continuiamo le sue missioni. Aspetta, io devo parlare con Gianfranca qui. Ah, non fa parlare con Gianfranca? Ah, ok. Ci sono restato male. Vabbè. Comunque, vedete, come secondaria c'è un po' di tutto. C'è 2 vs 2, che è PvP. 3 vs 3. Poi c'è missioni varie in cui si uccidono nemici, quando c'è il simbolo del nemico. E basta, per il momento non possiamo... Cioè, non ne ho di altri tipi. Per il momento, appunto, voglio finire un attimo queste della storia principali, in modo da vedere cosa si sblocca dopo. Sono con un mio amico, salutalo, come si chiama? Almeno lo saluto giusto. Ho capito, lo devo salutare corretto io. Io sono onesto nei miei confronti. Cazzo vuol dire? Te devi sta zitto tu, hai capito? Se noi mo ti prendo e te sbatto fuori da questo pianeta. Te mando su Marte. Così ti piace. Come si chiama l'amico tuo? Me lo dici? Tanto ragazzi, piccolo spot pubblicitario, dato che siamo a metà live, più o meno. Vi potete subare il mio canale gratuitamente collegando il vostro account di Amazon Prime. Ed è totalmente gratuito. Quindi fatelo! Oh, porca zozza. Armando si chiama? Ciao Armando, come stai? Beh, scrivimelo tu come stai, non lo posso... Oddio, cos'è? Oddio, il polipo! Oddio, questo è grossino, eh. Ah, questo è boss grossello. Eh sì, perché quelle di trama ci sono due missioni. Normali e poi c'è un boss grosso vero e proprio. Boss evocato? Madonna, sono riuscito a girarmi in tempo. Tanto questo boss si chiama Calamità, mi ispira proprio, eh. Sa proprio di Calamità. Cosa vuoi? Tanto i nemici hanno più punti targettabili, non è solo uno. Ovviamente a seconda della tipologia di nemico ha un punto debole. In questo caso questo sicuramente è quel cristallo lì al centro. Mi sono stancato. Perché c'è anche la barra della stamina, la resistenza. Importantissima. Ah, l'attacco col tasto destro non è... Ah, cioè me l'hai fatto sprecare così. Ah, ma posso volare, tipo? Voilà! Oddio, posso volare. Non ho ben capito come si lancia quell'abilità, quindi ok. Oddio. Ah, facciamo questa, che potente. Voilà! Cioè, era più difficile il boss di prima normale che questo. Più che altro, i boss grossi, ho notato... È cambiato postazione? No, ma che? No, semplicemente c'è più luce oggi. Che ha piovuto parecchio, quindi si è illuminato il pianeta. Cosa vuoi che ridi? Mannaggia, ma me la fa fa! Io un po' mi innervosisco. Finiamolo con l'arco, la nostra arma primaria. La! 25.000 danni. Mamma mia, una potenza sovrumana. Ah, vabbè, fammi saltare il dialogo così.
Quella con i capelli rosa è amica mia. Ho fatto amicizia. vuol dire? Ci puoi fare amicizia con gli NPC qui. Più aumenta l'affinità, più ti danno cose. Ti danno bonus, ti danno oggetti, ti danno armi, abilità, eccetera, eccetera. Molto importante fare amicizia. Sarebbe da fare amicizia con tutti, però io ne ho preso in simpatia una in principale, quindi aumento lei. I caricamenti li dovrebbero ottimizzare. Oggi hanno fatto proprio un aggiornamento, non ho visto bene tutto ciò che è stato aggiunto, tranne la modalità fotografica. Per il resto non saprei, non ho letto il comunicato stampa. Vero? Eh sì. Eh sì. Oh, o quando è lento a caricare c'è un filmato di mezzo? No, semplicemente è lento. Tanto sboccato una scimmia. Che sta, Logar mi ha ottenuto, Mulinio. I punti affinità di un eroe Chaser sono incrementati. Ha ottenuto un nuovo oggetto. Grazie. Ma c'è qualcuno a cui posso parlare? Perché la signorina lì non mi parla più. No. Va bene. Ma vediamo un attimo cosa abbiamo sbloccato adesso. Perché non ho letto nuove missioni disponibili. Infatti, non ci sono più primarie. Ora la domanda è: ma non ci sono proprio più primarie? O semplicemente dobbiamo fare qualche secondaria per sbloccare delle primarie? Quindi io direi di provare. Tra l'altro sono automatiche, vedi, ci dice quanti giocatori, in questo caso 4 Chaser. E ci darà come ricompensa un braccialetto. Perché un braccialetto? Quindi richiediamo la missione, ci accoppierà automaticamente con una persona a caso. Infatti adesso noi siamo in coda, finché non trova l'altra persona, le altre tre persone oltre a noi, non ci farà entrare. Nel caso non le trova, ci porterà in single player con gli NPC. Punto di domanda. Ok, accetto. Ne abbiamo trovati. Almeno credo. Nico. Tra l'altro, più nemici, cioè più Chaser, più persone sono a combattere un nemico, più questo nemico è forte. Fa più danno, ha più vita. Classico, insomma, dai, inutile dirlo. Classico. Classico come quando te mangi. Come quando te mangi il peperoncino che ti brucia un po' il culetto quando scurreggi dopo. Ride? Io sono serio. Tanto c'è una base metal bellissima di sottofondo. Dio, cos'è? Yu-Gi-Oh! Paso del millennio. Dai, oh. Oh, vedo che c'è un altro con l'arco. Quindi io uso. Ma come lo prendo? Ah, è quello sotto. Il paso del millennio non è fondamentale. Tanto il nemico targhetta sempre colui che gli fa più danno ogni tot tempo. Nel senso, lui. Cioè, l'intelligenza artificiale aggiorna. Un po' come succede in Dark Souls, ecco, per fare un esempio. Il nemico cambierà target a seconda dell'ultimo nemico che gli ha fatto più danno. È già morto. Benvenuto. Potentissimi. Ma che è morto? Questo sta spawnando al mondo. Sta spawnando più di un boss alla volta. Tosta è sta situazione. Tostissimo. Tanto voglio vedere cosa fa sto tasto destro, ma. Ah, quando è carico al massimo lo posso tirare, ok. Ah, ma c'è più di un nemico spawnato. Questo mica l'avevo capito. Strano che non capisci qualcosa. Strano tu. Ok. Non ho capito che cosa ho fatto. In sereno che non capisci mai qualcosa. Beh, mi hai tolto le parole dalla bocca. E mi ha tolto le parole dal cazzo. Sei così sleale. Sono così sleale nei miei confronti. Non Oh no. c'ho più staminella.
Stamina. Stamina mina waka waka stamina mina jungle woo stand for Africa. Secondo te tornerà Shakira con i mondiali? Ecco la canzone. Vai, un altro è caduto. Sì, ma questo ne sta spawnando all'infinito, che vuol dire? Zamina mina. Zaminamina lele wakeuke ipi ipi. Abbiamo la Q. Abbiamo la Q, la brutta view, la E. La E. Questa citazione la può capire soltanto chi è, chi è appassionato. Ah, stavo laggando, va bene, non è un problema per me. Tanto c'ho proprio uno spizzico di vita. Cazzo, ma sono forti, eh? E porco due, sono morto! Tanto, vedete, avevamo 3 revive. Se mi resuscitano, non dovremmo sprecarli. No, li sprechiamo lo stesso, porco due. Scoppiamo un fetto plane. Scoppiamo un fetto plane. Tornato, finalmente. Però l'arco fa più malino. Anche perché attacca anche 3 punti alla volta. Se riesco a caricare questo al massimo, facciamo il botto. È il botto. Vabbè, porco dibilo. 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 Dibili. Capito? Me sta squallì. Squallì. Non rigata la scenda qui. Sì, ma targhetta solo a me, sto stronzo di merda! Mi sta venendo aggressivi lettici, stiamo. Te lo sento. Oddio, sono morto, ma solo io sto a morire. C'ho no, perché schifo. Gli altri no. No. Che cosa vuoi? Che figura di merda. Ma che figura merda tu? No, un po' tu. Se non sei capace di giocare, non devo dire che giochi. Scusa la verità, però... No, no, vabbè, non fa niente. Abbiamo vinto? Oh, signore Cleopatra! Hanno carriato. Che m'hanno carriato, che ho fatto tutti i danni. 20% di danni, vabbè. No, vabbè. No, 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 aspetta. Siamo in 4. Ho partecipato a un quinto dei danni, dai. Va bene, va bene. Farsi carriare the player. Tu ti fai carriare sempre sul Rocket. Non fare così. No, no. Non fa così, io tocco il tasto dolente. Ma non me l'ha dato l'oggetto, ma allora è casuale. Non è obbligatorio. Sennò dove c'è il grind? Ma non la posso rifare la missione. Ah. Davvero? Ah sì, missioni flashback, eccole qui. Missioni flashback. Non ho capito. Oh, io proverei a fare una 2 vs 2 partita classificata, vedere un po' com'è. Vediamo, dai. Oh, un filmino, non mi interessa. Vorrei modificarlo un po' il personaggio, ma non mi sblocca gli oggetti. Guarda che belli che sono gli altri. Tutti modificati. Eccoci. 2 vs 2, grazie, ragazzi, soprattutto. Facciamo questa... E poi ci salutiamo, perché come detto non voglio farlo durare troppo, dato che in episodio scopriamo Free to Play. Oddio, come in League of Legends annullano la ricerca. Ma perché? Devono essere stronzi. Una cosa che mi dà fastidio... casullata. Che? La partita è stata annullata. Hai detto casullata. Te stai zitto un po'. No. Guarda che bella questa. Mi piace. Crino. Dudette quanto un palazzo, però. Vabbè, non trova. Annullano, annullano. Cosa entri in coda fase? Annulli. Oh, sta creando. Lo sta. Zamina mina. Hai sentito la nuova canzone di Bello Figo? No, non mi interessa. Io te ne consiglierei di ascoltarlo.
conto che il 90% del tempo dice che gli piace la figa bianca. Basta. Eh? Tu così. Lui non vuole. Non vuole quella. De Golò. Vuole quella bianca. Ma perché? Perché dice che siamo in Italia, non siamo in Africa. Cioè, questo è il riassunto del testo della canzone. Guarda che bella la colonna sonora, bella. Oddio, ah, così la canzone. Sì, immagina la capoccia. Tanto si è rinfrescato parecchio oggi, però mi sembra un po' bisogno del ventilatore, che comunque l'attrezzatura da streaming scalda. Quindi minimo diarietta fresca sollevata ci sta. Che scaldo, poverino. Tu te devi solo che sta zitto, non devi più parlare in vita tua. Ma sono 37 gradi. 37 da te, da me ce ne sono 26. La prima volta sei ha scoperto di essere forte in PvP. Ah, perché c'è pure il PvP. Ah sì. Eccezionale, PvP. Sto squagliando l'avversario. Attenzione. Zamminamminam. Ok. Passo un attimo all'arco. Abilità rapida e uccide uno. Attenzione. Attenzione, depende, 96, potentissimo. Ah, ma respawna l'altro. Che cazzo ne sapevo io. Mi targhettano. Attenzione, ne uccide un secondo. Mamma mia la potenza. Non posso salire qua? Ah sì. Ah, potentissimo. Mamma mia. Ho scoperto un gioco dove sono potentissimo, Wither! Oh, finalmente un gioco che sei così forte. In realtà io sono forte in tanti giochi. E beccate questa, coglione. Alzati. Ok. Non sai che tenti di fare una coglione. Mi hai ucciso solo perché hai avuto culo. Mi avete menato in due. Attenzione. Meno 96 alla risco. Ma dopo quanto si vince? Ah, vince quello che fa più punti, ok. Nel tempo, entro il tempo limite. Non devo farmi finire la stamina però. Ok. La cosa di instabilità di connessione mi ha fatto i cazzi due.
Voilà! Yes! Ah, vince il primo che fa 5 punti, ok. Mamma mia, sono fortissimo. 4 uccisioni e un KO. Ah, vedi, vedi. La ragazzetta qui, amica mia. Mo mi fa una domanda. Che cosa voglio? Voglio una missione. Ah, forse... Ah, forse... Forse mi dà la missione? Ma chi? Rango E, fase 1. Cream Pile è aumentata. Ha tenuto affinità. Affinità, affinità. Ok. No, non era come avevo intuito. Infatti ho detto forse. Ah boh, ragazzi, io direi che possiamo salutarci per oggi. Mi dispiace su Twitch che è venuta una live un po' più corta del solito, però comunque già vi ho spiegato che in questo periodo andrà un po' così. Mentre su YouTube lasciate mi piace, commentate, condividete, mettetemi il... che ne so, il pollicione in su. Quindi, da Devenot 6 e Witherboy è tutto. Ma ho letto in chat, lo sapevo che eri tu, comprami i kebab, vabbè. È così. Ciao a tutti. Oh, senti, hai visto la notizia? Sì, sentiamo sta notizia del kebab che è andato al mare. Perché poi si è raffreddato il kebab.